Vigeva, insomma, una discarica a cielo aperto, un territorio abbandonato, che l'ambiente ha riportato diciamo, un verde rigogliosissimo e degli orticelli affidati a famiglie, giovani, meno giovani, pensionati, ragazzi, bambini di ogni età. In questa realtà già ben consolidata, grazie ad un piccolo finanziamento e a tanto lavoro di gruppo, sono arrivate le api. Grazie ad un progetto che allora si chiamava Be Green, il progetto iniziale, che vede appunto, questi sono i ragazzi del servizio civile dell'epoca, che ci hanno aiutato nell'allestimento di questo apiario. Perché? Perché portare le api a Potenza? Perché portare le api in città? Le api in città ci sono sempre state, però l'obiettivo fondamentale del nostro progetto è sempre stato quello di avvicinare l'ape alla comunità, avvicinare e sensibilizzare su un'emergenza, perché si tratta di un'emergenza, che è l'emergenza della moria delle api. Loro ci stanno comunicando tanto, hanno un ronzio silenzioso che in realtà è un grido disperato, ci stanno dicendo che qualcosa sta procedendo male. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini, il clima sta cambiando, l'utilizzo dei pesticidi e dei contaminanti è sempre indiscriminato. E queste immagini sono molto rappresentative perché subito l'alveare è stato avvicinato da adulti, bambini e si riscorre un po' la meraviglia, la curiosità. L'alveare diventa un focolare dove si innescano delle relazioni, le emozioni. E infatti in queste immagini potete vedere come le attività sono destinate a bambini, giovani e meno giovani, pensionati. Poi arriva la ricerca, questo è un altro importante tassello. Grazie a CONAPI, che è il Consorzio Nazionale degli Apicoltori, e l'Università di Bologna, si inizia un progetto di biomonitoraggio. Che cos'è il biomonitoraggio? Il monitoraggio è diciamo monitorare un ambiente, un territorio attraverso una forma di vita. In questo caso la forma di vita che si va a monitorare è l'ape, la vita dell'ape. Ma la bellezza di questo progetto è nel fatto che la ricerca, la scienza arriva in città, arriva alla portata di tutti. A fare i prelievi due volte l'anno, a fare la conta settimanalmente di queste api, ci sono i cittadini, ci sono i bambini, ci sono i ragazzi. Qui vedete in alcuni momenti come avviene la conta. Gli sdraiati sono i bambini di 10 anni che sono stati coinvolti in un percorso di scienza e di ricerca pura. Non ci sono i ricercatori con il classico camice bianco come magari siamo immaginati a pensare. Quindi gli ortolani, i bambini, i soggetti con mobilità limitata. Non ci sono limiti, non ci sono barriere. E questa è l'apicoltura urbana. Per un'apicoltura senza barriere, diciamo, è tra gli obiettivi della rete degli apicoltori urbani. In Italia si è creata, e qui ci sono alcuni membri, ormai siamo un gruppo, ci sentiamo spesso, una rete di apicoltori urbani che viaggiano verso un'unica destinazione, con lo stesso obiettivo, con la stessa enfasi, con la stessa emozione. Infatti, tra il manifesto della rete di apicoltori, mi piace sottolineare questi due piccoli passaggi. L'apicoltura urbana è un movimento culturale fondato su un'idea positiva di libertà e sul rispetto dell'ambiente e del benessere animale. Vuole anche essere il pretesto per proporre una partecipazione attiva e condivisa delle genti di città alla salvaguardia della biodiversità, dal mantenere alveari urbani al coltivare fonti di pascolo. Per salvaguardare l'ape non è necessario avere un alveare sul balcone, è necessario cambiare le abitudini, agire con la consapevolezza che le nostre azioni possono avere delle ripercussioni su altri individui, a partire da questi piccoli esserini che sono queste piccolissime api. Le api insegnano. Perché dobbiamo aprirci alla bellezza? Dobbiamo aprirci alla bellezza di questa, anche del mondo delle api, perché le api hanno tanto da insegnarci, ci comunicano tante cose, possono essere un esempio dal quale prendere spunto.
Le api, infatti, non vengono mai considerate come singoli individui, si parla sempre di alveare o di organismo. Ognuno lavora con e per l'altro, non si considera il singolo, ognuno pensa sempre al prossimo, nessuno comanda, tutti collaborano. Oltremodo l'ape, sappiamo bene che le troviamo ovunque, le troviamo sotto i balconi, le troviamo sotto i ponti, le troviamo vicino agli alberi. Non fanno distinzioni, riescono comunque a trovare un luogo dove poter fare la propria casetta, dove poter rifugiarsi. Ed è proprio da loro che devo prendere questo spunto. Gli angoli di bellezza in città ci sono, bisogna scovarli, riscoprirli e valorizzarli. Mi piace concludere con questa... Ho rubato la frase ad un personaggio noto, che è Peppino il passato. Mi sono voluta buttare in un argomento forte, però è molto significativo come pensiero. Ve lo leggo. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore, d'operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima ed ogni cosa per il solo fatto che è così, per dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine, la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Ed è con questo che io vi auguro un buon convegno e di stupirvi e aprirvi alla bellezza. Con la pelle d'oca, va bene, insomma, cominciamo bene. Poi io mi sono spostato perché mi sentivo un po' un professore davanti a tutti gli studenti, per cui il prof è lui, per cui è Claudio, non posso prendere il suo posto. Allora, adesso cominceremo a vedere, conoscere anche le esperienze per quanto riguarda anche le esperienze di ricerca, che cos'è la biodiversità, e per questo abbiamo Paolo Fanti e Luigi Fontano dell'Università di Studi della Basilicata. Abbiamo già tutto pronto, no? Giusto del computer. Questo intervento è diviso in due parti, nel senso che io vi parlo, introduco un argomento generale e lo farò per forza di cose per sommicarli, e poi invece Pierluigi Forlano, un dottorando della nostra università, vi racconterà una sua esperienza su un frammento di cosa significa aumentare la biodiversità in città sugli obiettivi che da questo ne scaturiscono. Diciamo che per cominciare questo racconto, io vorrei tirare fuori un raccontino piccolo che fece lo scrittore David Foster Wallace a degli studenti universitari del Kenyon College, che era un college universitario dell'Ohio, e lui raccontò questa storiella. Dice, la storiella si svolge nel mare, c'è un pesce anzianotto che a un certo punto incontra due pesci giovani che nuotano nell'acqua e dice: ehi ragazzi, com'è l'acqua oggi? I pesci non rispondono niente, vanno avanti per i fatti loro. Dopo un po' uno dei due pesci giovani si gira e dice all'altro: ma che diavolo è l'acqua? Allora io oggi vorrei parlare dell'acqua, nel senso di qualcosa che diamo per scontato. Una di queste cose è cos'è il verde urbano, ad esempio. A cosa ci serve, e provare a capire, a riflettere su questo e parlare anche di biodiversità in città. Allora, non è un caso, io parto da un dato che aveva detto Claudio prima, no? Quando lui citava Potenza come città che ha 370 ettari di verde, secondo i dati. Scusa?
scusa, metri quadrati per abitante rispetto ad altre città, che è una quota piuttosto elevata. Però, vedete, un tempo fa, quando riflettevo su questa relazione, mi sono imbattuto in questo grafico qua, che sono invece dati europei sul verde urbano, che sono stati utilizzati all'interno di un progetto, questo Green Surge Project. E qui cosa vedete? Tutte queste asticelle qua, che diavolo stanno a rappresentare? Stanno a rappresentare la dimensione in un indice che lega gli ettari di verde urbano, la città, delle 20 città europee, che sono tutte queste aste, che non è che questo non funziona, vabbè, la pila mi ha abbandonato. Le aste più, gli istogrammi più alti rappresentano il verde delle 20 città europee che hanno più verde urbano, e quelle invece più corte, più piccoline, sono le 20 città più miserabili da questo punto di vista. E la cosa interessante è che noi troviamo qua potenza tra queste città che sono in fondo. Com'è questa apparente discrepanza tra il dato vero che diceva Claudio prima e quest'altro dato vero, no? Perché questo è un indice che calcola il verde urbano in termini della fruibilità, cioè i parchi e i giardini per cui puoi passeggiare. Per cui se noi prendiamo in considerazione la città di Potenza, chi abita qua la riconosce subito, chi viene da fuori, questa è un'immagine della città di Potenza, questa è la parte ovviamente in cima del vecchio nucleo storico, ma il resto della città vedete in fondo intorno, e qua capite perché.